primi tre punti per lei. Qui Elsa Paulson segna anche lei da tre. Carina Gorini, forse anche un fallo, poi trova a zero, era andata sotto di 6 la Bruschi, adesso è tornata. Ancora zona per San Giovanni, che però viene lasciata, si butta dentro Madeleine Gerrick che riapre per questo tiro da tre che non va, rimbalza in attacco, altro tiro da tre. Nari gira qui, bella circolazione, Madeleine Gerrick sbaglia, prende il rimbalzo in attacco e segna. Del primo quarto il punteggio è in parità, 15 pari, palla che viene data sotto, bel movimento, ancora palla dentro fuori, poi la Begic che cerca l'entrata e trova anche il fallo, tra l'altro senza nessuno sotto canestro qui, grande! Diciamo che le due squadre stanno concedendo molto, è piazzato il blocco per Maddalena Gorini, poi palla dentro, qui si era forse trovata girata dalla parte sbagliata Tinara Moore, che ora viene servita dentro e segna due punti. Ora un tentativo, grande movimento, Giovanni torna ad andare dentro, e questo bel pallone sotto, prova per Sigrid Koizar, qui arresto, tiro e canestro, tra l'altro ancora Sigrid Koizar che prova a buttarsi dentro, Emilia Bove da tre, canestro importantissimo del centro e capitano, chiata immediatamente per il quarto fallo, qui da tre Madeleine Gerrick sistema un po' le cose, no, il rimbalzo in attacco, palla dentro ancora poi sotto, e il nuovo canestro per Tinara Moore. Questi vari tentativi, tanto Madeleine Gerrick segna ancora al difensore, qui ruba in area panzera e non c'è niente da fare, se poi a Holmes che poi è costretta a rallentare e va dentro, però Tinara Moore, 3 secondi per andare al tiro e prova la conclusione, va dentro, secondo tentativo per Lucia Missanelli, 2 su 2 per Lucia Missanelli che scarica per il piazzato da 3 di casa. Tinara, questo un bel gioco a 2 per spazio sul difensore, e qui altro gioco a 2, prova a buttarsi dentro Lucia Missanelli, palla azione offensiva, entrata nel parquet anche Valeria Trucco che riceve adesso, riapre ancora per il tiro da 3 questa volta da Valeria Trucco, si butta dentro, consegna per Sigrid Koizar, dopo adesso palla in angolo proprio per la numero 5, arresto, tiro e canestro, il rimbalzo in attacco Tinara Moore, è bella questa apertura, sbaglia ancora da fuori la squadra ospite, 2 punti per Anna Maria Begic. Subito il tiro da 3 a segno, molto delicato, dall'altra parte risponde però subito Valeria Trucco, Madeleine Gerrick in angolo, Emilia Bove segna anche lei, Maddalena Gorini che vuole, trova Valeria Trucco e qui l'errore di Valeria Trucco che poi sbaglia ancora, 3 errori consecutivi, ma palla ancora alla Geas che prova il tiro da 3 e lo segna, di 5 a 0 per Allianz Geas. Madeleine Gerrick prova,
segna Madeleine Garrick. Madeleine Garrick, arresto, tiro dentro, Madeleine Garrick. Oh. Maddalena Gorini che segna, scaldato la mano Maddalena Gorini. Elisabetta Tastinari finta, si butta dentro, riscarica per il tiro da tre che fa questa volta ancora Madeleine Garrick. Caso davvero gli applausi per la formazione di coach Matassini che chiude con questi due punti di Tinara Moore, ma ovviamente migliore giocatrice in campo senza ombra di dubbio Madeleine Garrick, per cui penso non ci sia bisogno di dire altro. La partita finisce comunque 71 a 62 per Allianz Geas Sesto San Giovanni. Amici ed amiche del basket, noi vi salutiamo con questo dal Palagalli e ovviamente vi diamo appuntamento alla prossima partita casalinga che si svolgerà qui tra le mura appunto del Palagalli di San Giovanni Valdarno.